Autorità presenti, signore e signori, colleghe e colleghi, benvenute e benvenuti a questo convegno della Società Italiana di Psichiatria di Consultazione. Teniamo molto alla puntualità e quindi iniziamo alle 9 come era previsto, visto che il programma è molto denso, e dirò poi due parole quando tireremo le fila finali della prima parte relativa a questi saluti. Su un convegno molto importante perché si inserisce, come molti di voi sanno, all'interno dei diversi eventi che in Italia sono stati organizzati in quest'anno 2024, che celebra i 150 anni della Società Italiana di Psichiatria, la più antica società scientifica italiana, e che coincidentalmente cade anche nel centenario della nascita di Franco Basaglia. Quindi un'occasione che in più parti d'Italia è stata colta e che noi abbiamo deciso di cogliere per il senso e il significato che ha la nostra Società di Psichiatria di Consultazione, che è sezione speciale della Società Italiana di Psichiatria. Chiedo al signor prefetto Marco Marchesiello di portare i saluti. Una persona di grande profilo che, oltre al proprio compito istituzionale, ha un'attenzione specifica al sociale, allo psicosociale, e questo lo ha dimostrato nelle varie attività e mandati che ha avuto, prima come prefetto a Gorizia, poi come prefetto a Udine e ora come prefetto a Ferrara. Prego, signor prefetto. Grazie, professore, nonché presidente. Sì, giustamente l'amico, perché è un amico comunque, ci conosciamo da un po' di tempo, mi ha celebrato, ha detto qualcosa in più che non doveva dire, però è vero, anche perché stando a Gorizia effettivamente ho avuto modo di conoscere una realtà particolare dove, sappiamo tutti, Franco Basaglia è nato e ha costruito un progetto nuovo di soggettivizzazione del paziente, quindi su questo massima attenzione. Credo che il convegno poi sia molto dedicato proprio alla cura del paziente. Un altro aspetto di cui mi sono interessato, abbiamo fatto anche un interessantissimo convegno dove anche il professor Grassi è stato relatore, sulla psico-oncologia, insomma, di cui lui è comunque esperto conoscitore. Psico-oncologia, che sappiamo tutti cosa vuol dire, il peso delle parole, come le parole devono essere poste, quindi l'attenzione che il medico deve porre nel momento in cui soprattutto dà certe sentenze. Ultima cosa su cui, ecco, qui siamo nella stanza del diritto, perché qui c'è il diritto, e il diritto vuol dire essere anche come dire, quindi consapevoli nel momento in cui sei medico, che di fronte, avendo un paziente, devi stare molto attento a quello che dici e come lo tratti e come lo curi. Quindi è un diritto che ovviamente non vuol dire elemosinare attenzioni, ma dare attenzione, come tutti i pubblici amministratori devono fare. L'altra cosa, ma mi permetto di anticiparla, proprio in occasione di questo, sia del 150esimo che del 100esimo anniversario della nascita di Basaglia, stiamo pensando a un evento un po' così a corollario di tutto quello che il professor Grassi sta organizzando, quindi gliela ricelebro, gliela riporto e aspetterò che comunque l'invito venga accolto. Quindi grazie a tutti e buon lavoro ovviamente. Grazie signor prefetto, chiedo ora alla dottoressa Cristina Coletti per il portare i saluti del comune, del sindaco Alan Fabri di Ferrara, Cristina Coletti che è assessore alle politiche per la famiglia, politiche sociosanitarie e politiche abitative. Prego, grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti a Ferrara, grazie professore per aver individuato, ecco, la nostra città per un evento così importante. Ci fa onore ospitare un convegno proprio a Ferrara in un'occasione importante, come abbiamo colto tutti, che è quello del 150esimo anniversario della fondazione della Società Italiana di Psichiatria. Penso che sia un ulteriore elemento che dà rilevanza alla città, anche facendo chiaramente proprio quello che è stato l'impegno e che continua ad essere l'impegno su una tematica così importante come quella della psichiatria. Quindi i ringraziamenti vanno
al professor Grassi, che oltre ad essere presidente è anche un importante professore che sul nostro territorio tanto dà sempre a più livelli, come un'occasione come quella di oggi. Quindi grazie di cuore e buon lavoro a tutti. Grazie molto dottoressa Coletti. Chiedo alla dottoressa Giuliana Fabbri, in rappresentanza della direzione generale, dottoressa Calamai. Dottoressa Fabbri è direttore sanitario dell'azienda ospedaliera universitaria e azienda sanitaria locale, in un bel progetto di unificazione che speriamo avverrà presto. Grazie. Grazie al professor Grassi per l'invito. Porto i saluti anche della direttrice generale, la dottoressa Calamai, ma sono particolarmente lieta di essere qui oggi perché come direttore sanitario di entrambe le aziende sicuramente tutti i giorni tocchiamo con mano questo bisogno non solo della disciplina psichiatrica ma proprio di questa psichiatria di consultazione di cui si parla oggi. Di recente il professor Grassi sa che abbiamo parlato anche di una determina regionale che ha inserito la figura dello psichiatra in un progetto molto delicato sul fine vita nella commissione di valutazione, quindi questa testimonianza che davvero al di là del bisogno contingente che ci può essere ogni giorno in ogni reparto in discipline diverse c'è proprio una sensibilità molto più diffusa rispetto a queste necessità. Io non voglio dilungarmi perché il programma è lungo, ma senz'altro voglio esprimere un ringraziamento a tutti i colleghi. Solo nel primo semestre di quest'anno guardavo i dati all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria, sono state effettuate 1500 consulenze da parte degli psichiatri a favore di tutti i nostri pazienti. Mi piace sottolinearlo perché è un impegno che davvero si vede e deve essere riconosciuto. Approfitto anche per salutare e ringraziare la dottoressa Emanuelli perché come direttore sanitario dell'azienda US da poco, chiaramente anche lì stiamo come dire, cementando le collaborazioni e quando si parla di ospedale e territorio davvero speriamo di portare a casa sempre di più risultati, percorsi e collaborazioni. Grazie e buon lavoro. Grazie moltissime dottoressa Fabbri. Facendo una piccola variazione sulla scaletta, chiederei a questo punto, visto che è stata nominata dalla dottoressa Fabbri, alla dottoressa Emanuelli di dire due parole di saluto. La dottoressa Emanuelli è la direttrice del Dipartimento Assistenziale o ad Attività Integrata di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di questa azienda sanitaria locale. Prego. Grazie Luigi, grazie a tutti per questa davvero occasione molto preziosa di riflettere oggi secondo lo stile della psichiatria di consultazione che da sempre tiene uniti i due fenomeni della patologia e di quello che invece è l'aspetto psicologico, relazionale, emotivo, le implicazioni psicosomatiche, tutto questo link. Riflettendo su questo tema mi veniva in mente però che in questo momento e questo convegno lo approfondirà in alcune delle sue occasioni, sempre di più non abbiamo più un asse cartesiano soma-psiche che è superato e non solo basta riflettere sulle nuove patologie, quelli che quindi sono i nuovi fenomeni dove tutto è imbricato, non c'è più una patologia singola che si presenta nosograficamente come eravamo abituati, ma le cose si mescolano, sono complicate, come detto nella presentazione, dall'uso di sostanze e da altri aspetti. Ma c'è il terzo asse cartesiano, che è quello dei fenomeni sociali, che sta veramente travolgendo la visione della psicopatologia. Mi riferisco in particolare a quel fenomeno che sta riguardando tanti nostri
giovani adulti, ma tanto le fasce ancora più giovani dei preadolescenti e degli adolescenti, che sono le patologie di iperconnessione, cioè come una nuova dimensione della quale non possiamo fare a meno, non possiamo non pensare, e quindi le patologie psichiatriche in più hanno questo aspetto che va studiato e approfondito, di questa paura nuova, la paura di essere escluso nel momento in cui mi dedico anche a una cosa piacevole, bella, ricca, che mi fa bene, contemporaneamente sto perdendo quello che il mondo sta facendo e che lo mostra attraverso i fenomeni della connessione. Questo è molto a carico delle generazioni più giovani, alfa, zeta, ma anche delle generazioni che più avanti. E per noi adulti è difficile da capire fino a che punto sia un nuovo fenomeno, per cui gli aspetti sociali stanno entrando nei nostri manuali diagnostici e devono entrare nella testa dei clinici, ed essendo questa una società che ha nella sua mission soprattutto fare liaison, credo che questa sfida possa meglio che da chiunque altro essere rappresentata da questo stile di pensiero. Grazie. Grazie molto dottoressa Emanuelli per queste parole, credo dense di significato sul piano anche dell'organizzazione dei servizi, e direi che passiamo ora ai saluti istituzionali da parte delle società scientifiche, che ringrazio tutte, in particolar modo perché in questo convegno diversi simposi sono stati organizzati secondo quello che è anche lo spirito della psichiatria di consultazione e di collegamento in una liaison, in un dialogo con altre società scientifiche. La parola va alla professoressa Liliana Dell'Osso, che è presidente della Società Italiana di Psichiatria, che si scusa per non essere presente, ma che dovrebbe essere collegato online attraverso un link, e chiedo quindi ai tecnici di poter mettere in collegamento la collega. Buongiorno professoressa Dell'Osso. Buongiorno professor Grassi, grazie per l'invito. Il congresso che oggi ho l'onore e il piacere di aprire tocca temi classici ma anche attuali: neurosviluppo e psicopatologia, psichiatria di genere, ma anche temi di confine come le patologie neurologiche internistiche e le prospettive future in psicosomatica. Mi complimento sinceramente con Luigi Grassi per il programma. Ripeto, ringrazio ancora dell'invito, non posso essere lì perché avrei bisogno di uno o due avatar, perché oltretutto tutti concentrati, gli eventi SIP, in pochissime settimane. E quindi sono stata costretta, proprio per questa sovrapposizione, a collegarmi da remoto. Ripeto, la grande varietà di temi del congresso sembra rispondere alla precisa esigenza di continuare su linee di ricerca consolidate, ma avere allo stesso tempo il coraggio di esplorare nuovi fenomeni o guardare con occhi diversi fenomeni già noti da tempo, vedi la psicosomatica. Mi piace che si parli di dignità della persona affetta da disturbo mentale, di dignità della cura nei diversi luoghi in cui questa viene erogata, ma vorrei anche rivendicare con forza la dignità dello psichiatra e la dignità della disciplina stessa, della psichiatria. La Società Italiana di Psichiatria è sempre più impegnata in prima linea nel combattere lo stigma associato non solo ai disturbi mentali, ma anche agli operatori stessi della salute mentale, troppo spesso oggetto di episodi di violenza. Chiudo immediatamente questa parentesi, anche se tutti avremmo tanto da dire in merito. Con la crisi della nosografia categoriale e l'affermarsi del modello di spettro proposto dalla scuola di Pisa a partire dagli anni 90, sono veramente emerse nuove prospettive nella comprensione, nella prevenzione, nella diagnosi e nella terapia dei disturbi mentali. L'adozione sempre più diffusa di un approccio dimensionale alla psicopatologia ha acceso i riflettori sulle condizioni sotto soglia, espresse in segni e sintomi isolati
precoci o atipici, tratti temperamentali, manifestazioni comportamentali. Il nostro compito è intercettare precocemente tali manifestazioni sotto soglia, per questo tutta la medicina del terzo millennio si muove in questa direzione. Queste condizioni precedono anche di decenni, fin dall'infanzia e dall'adolescenza, il disturbo conclamato, cioè la comparsa dei sintomi nucleari che poi sono appunto i criteri diagnostici. Se non adeguatamente trattato, riaffiorano i sintomi sotto soglia alla remissione dell'episodio acuto. Quindi sono veramente quelli con cui noi interagiamo. Oggi siamo di fronte ad un ulteriore cambiamento. L'integrazione in senso dimensionale del sistema categoriale ha consentito di individuare specifiche traiettorie di malattia dei principali disturbi mentali, dai disturbi dello spettro autistico a quadri traumatici e stress correlati, all'esordio psicotico, al disturbo bipolare, alla schizofrenia. E questa, secondo l'ipotesi del continuum neuroevolutivo, tratti autistici e o un disturbo dello spettro autistico costituiscono la matrice di vulnerabilità psicopatologica, vale a dire un'alterazione del neurosviluppo alla base dei diversi disturbi mentali, alterazione neuroevolutiva di grado variabile, e quindi si parla di gradiente neuroevolutivo, di cui l'ASD è il massimo grado, derivante dalla combinazione di fattori genetici e fattori ambientali. Al polo estremo di gravità contropolare rispetto al disturbo dello spettro autistico, nella traiettoria troviamo la catatonia, disturbo a torto ritenuto in estinzione, piuttosto da considerare negletto, di cui si sta registrando un ritorno imponente sia nella letteratura scientifica che nella pratica assistenziale. Inizialmente concettualizzato come un sottotipo di schizofrenia da Kraepelin, il famoso errore di Kraepelin, è stato progressivamente riconosciuto in un'ampia varietà di condizioni come via finale comune per i gravi disturbi mentali, ma vedete anche per le patologie fisiche. Ed è quello che abbiamo visto durante la pandemia da Covid-19 e tutti si sono andati finalmente, si sono accorti della catatonia e sono andati a leggere com'è concettualizzato nel DSM-5, ma anche nel 5 oltre che nel TR, come specifier transnosografico. E quindi in tre categorie: associata a disturbo mentale ma dovuta a condizione medica. Tutte le consulenze che ci chiedono nei reparti dei pazienti gravi ci devono far vedere all'orizzonte questa patologia. Al pronto soccorso troviamo la terza possibilità di diagnosi del DSM, la catatonia senza specificazione, che apre il terreno al sottosoglia, che si va a collocare come ponte dal disturbo dello spettro autistico e la catatonia. E noi abbiamo proposto un questionario per valutare lo spettro autistico 2 anni fa. Ecco, a Pisa, già dalle giornate pisane del 2011-12, abbiamo costituito un appuntamento annuale di collaborazione e condivisione multidisciplinare tra psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, internisti, geriatri. Bisogna avere il coraggio di superare quei confini artificiosi eretti dalle specializzazioni mediche per riconsegnarci uno spazio più ampio, uno sguardo aperto, senza fratture sull'evoluzione del cervello, con l'obiettivo di individuare elementi di costruzione di una prospettiva lifespan in un'ottica neuroevolutiva. Le divisioni del passato avevano portato a ignorare la continuità temporale dello sviluppo del cervello, delle sue funzioni e della sua integrazione, ma soprattutto del percorso psicopatologico, finendo per sviluppare metodiche di indagine e di cura differenziate e scarsamente comunicanti tra di loro. Un esempio lo vorrei portare: lo spettro bipolare sotto soglia, che all'inizio degli anni 2000 abbiamo validato in una collaborazione internazionale. Ebbene, si sapeva, l'aveva detto qualcuno, Jad Kiskal, che la mania sotto soglia non è una condizione benigna nella popolazione generale, porta ad un aumento dell'uso dei servizi, a un bisogno di welfare, a un bisogno di benefit per la disabilità. Ebbene, c'era lo spauracchio nel trattamento con interferon in medicina interna dei quadri depressivi suicidari che potevano conseguire al trattamento
nei pazienti HCV. Allora, abbiamo raccolto in uno studio multicentrico nazionale, con la collaborazione dell'Università di Napoli, del professor Mai, Sassari, Cagliari, Milano, Siena, abbiamo raccolto un campione di soggetti in trattamento nel reparto di gastroenterologia con interferon. Ecco, il criterio di esclusione era l'anamnesi psichiatrica positiva, quindi erano soggetti che non avevano alcuna diagnosi psichiatrica nel corso della loro vita. Abbiamo somministrato il questionario per lo spettro dell'umore, ebbene, quei soggetti che hanno sviluppato depressione erano quelli che avevano una mania sotto soglia, lifetime. Questo ci dice come, soprattutto in ambito medico, neurologico, cogliere i segni iniziali sotto soglia di una psicopatologia può avere un enorme valore predittivo sull'outcome della condizione infermistica. Ma l'abbiamo visto all'Aquila, eccetera, non vado oltre, ecco. E mi avvio a concludere. Quindi, con l'obiettivo della salute del cervello, la strategia vincente è quella di un approccio globale che vada oltre le barriere disciplinari, un'alleanza multidisciplinare tra professionisti sanitari. Ogni professionista porta con sé un bagaglio unico di conoscenze, quindi l'unione sicuramente permette un miglior diagnosi, un miglior trattamento. Si sa che le malattie psichiatriche poi coinvolgono tutta una serie di altre condizioni, spesso diabete, condizioni neurologiche, malattie cardiovascolari, gastrointestinali, quindi è assolutamente necessario questo tipo di collaborazione. Ecco, concludo ribadendo la presenza di una discriminazione nei confronti della psichiatria rispetto ad altre discipline mediche, spesso oggetto di stigma anche tra i colleghi medici e tra il pubblico in generale. Questo stigma può portare alla sottovalutazione dei problemi di salute mentale e della necessità stessa della figura dello psichiatra, talora visto come figura interscambiabile con lo psicologo, fino ad una diffusa diffidenza verso la farmacoterapia. E naturalmente questo poi come conseguenza abbiamo la diversa distribuzione delle risorse e dei finanziamenti con minore risorse rispetto alle altre specializzazioni mediche, nonostante il fatto che i disturbi mentali siano estremamente diffusi e abbiano un impatto significativo sulla salute pubblica. Da ultimo, ma non ultimo, è fondamentale garantire che gli studenti di medicina ricevano una formazione completa ed equilibrata che includa la salute mentale e la psichiatria come componenti essenziali, impostata nell'ottica di un superamento del dualismo mente-corpo. In questo modo possiamo coltivare una nuova generazione di medici che riconoscano l'importanza della salute mentale e siano preparati ad affrontare le sfide che essa presenta. Grazie dell'attenzione, buon congresso. Grazie professoressa Dell'Osso per le sue parole di presentazione. Chiederei alla dottoressa Bondi, che poi modererà anche la sessione plenaria successiva, di portare i saluti del coordinamento degli SPDC di cui è presidente, oltre ad essere stata presidente della società italiana. Grazie per l'invito, molto gradito, sarò velocissima. Volevo semplicemente portare i saluti del coordinamento nazionale degli SPDC a questo importante congresso e ringraziare Luigi Grassi per averlo organizzato, per la ricchezza dell'evento, per tutte le tematiche che vengono trattate. La psichiatria di consultazione ha il grandissimo merito di aver continuato a portare all'interno dell'ospedale generale quella che è la peculiarità e la missione della psichiatria, cioè l'attenzione alla cura della persona nella sua interezza.
quindi con l'aspetto psichico che è così importante se parliamo di processo di umanizzazione delle cure e di attenzione vera alla persona, che sappiamo poi anche quanto questo incida concretamente nel decorso della malattia, nell'eziopatogenesi e tutto, ma il valore veramente importante è l'attenzione alla persona nella sua interezza, l'attenzione agli aspetti psicologici della persona, al suo vissuto, che sono una peculiarità che noi continuiamo a portare con orgoglio all'interno della medicina. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie molte, dottoressa Bondi. Chiedo al dottor Minervino, presidente della Società Italiana di Medicina Psicosomatica, di portare due parole di saluto. 6 anni fa facemmo in questa stessa sede il convegno nazionale della Società Italiana di Medicina di Psicosomatica in collaborazione con SIPC. Si sono ribaltati i ruoli, noi abbiamo il congresso e la SIMP è presente come società tutto. Scientifica. Buongiorno a tutti, grazie al professor Grassi per l'invito. I saluti della nostra società scientifica sono, come ha appena detto il professor Grassi, particolarmente sentiti, perché sono la testimonianza di una collaborazione che dura nel tempo e che ha consentito, oltre a tutta la questione dello stigma di cui si è già detto, ad un'altra operazione non ancora del tutto compiuta, per cui c'è tanto lavoro che ci aspetta, che è quella di ripararci dalla banalizzazione. Paziente psicosomatico di solito è, o meglio, la psicosomatica è di solito una categoria residuale, in realtà ha una sua grande dignità e ci vuole ancora tanto cammino, tanto lavoro, anche culturale in senso generale. È il lavoro che con Grazia abbiamo fatto in questi anni, è stato, oltre che faticoso, molto bello, però è ancora agli inizi. Quindi grazie per l'invito e buon lavoro a noi tutti e complimenti ancora a Luigi, grazie. Grazie anche al dottor Minervino. Io a conclusione di questa parte introduttiva porto i saluti della magnifica rettrice che mi ha incaricato in quanto direttore di Dipartimento di Neuroscienze di salutarvi, è impegnata in altre attività in questi momenti. Ringrazio tutti voi di essere presenti, devo ringraziare Unife che ha di fatto organizzato questo convegno e la segreteria amministrativa e tutti i tecnici che sono qui oggi. Ringrazio anche le aziende che ci hanno supportato e gli sponsors, come sempre convegni di questo genere non sarebbero possibili se non ci fosse anche il loro sostegno, i patrocini ricevuti sia dagli enti istituzionali che dalle società scientifiche, tutti i relatori, i CER, i partecipanti ai vari simposi.